Siamo qui a Mala Svenosta e noi non ci vogliamo pesticidi nei nostri prati. Quando un prato con mele è vicino da un prato con bio, noi abbiamo sempre pesticidi dentro. E dopo noi non possiamo fare questo taglio nelle nostre mucche. Adesso il referendum è da Roma e noi aspettiamo il risultato. Non possiamo aspettare questo giudizio, dobbiamo anche creare l'alternativa per l'agricoltura. Questa poi è stata la mia strada che ho fatto con questa cooperativa sociale che coltiva verdura biologica. Bisogna fare anche tanto lavoro di convincere la gente di nuovo perché non è abituata a mangiare questa qualità. Abbiamo qua un 90% circa di produzione integrata e poi un 10% in circa di biologico. Se noi passiamo sul biologico ci manca un terzo della produzione, no? Prima del 1900 la problematica era un'altra, non esistevano pesticidi e mancava anche il cibo per mangiare, no? Adesso con la via di Malles anche scienziati si sono occupati di queste cose e hanno visto ma questi pesticidi ci sono dappertutto? E non soltanto sui campi dove in teoria si dovrebbero fermare, no? Sono anche sull'insalata, sono anche sul balcone, sono sulla terrazza, nelle stanze e così via, no? Quelli che arrivano dopo devono anche avere un terreno sano, no? Io penso che qua la produzione biologica può aiutare che i terreni restino più fertili, più sani, sì. Ormai è tanto allarmismo. Quello che è un residuo su un'erba distante, forse qualche metro dall'albero, non è niente che può preoccupare, diciamo, la gente, no? Quello è di sicuro così. I contadini fanno quello che secondo loro è il loro diritto e il loro dovere. Dall'altra parte c'è la popolazione che vuole vivere, vuole lavorare, vuole avere un ambiente sano e pulito, no? Però queste due cose non sono compatibili da noi in questo momento, per cui ci vuole la politica. Il referendum ha anche complicato la vita perché di votare come il tuo vicino deve lavorare crea anche dei conflitti. Dall'altro lato ha dato anche una spinta per affrontare questo tema che non è solo un tema di malessere, non è solo un tema dell'Alto Adige, ma un tema a livello mondiale. La strada è ancora lunga, ma io vedo un po' luce alla fine del tunnel, no?